Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Buongiorno, buona domenica a tutti quanti voi. Noi siamo quelli delle stelle di Azus, in particolare Azus e lui. Questo è un appuntamento dedicato all'oroscopo giornaliero, all'oroscopo quotidiano, il programma televisivo curato, ideato, prodotto da Cartomanti Europei, grande organizzazione che si occupa di cartomanzia telefonica a grandi livelli, soprattutto per quanto riguarda la serietà, la professionalità e il rispetto dell'etica professionale, e poi perché tutto questo, tutta questa cura evidentemente ha fatto sì che potesse diventare nell'arco di tanti anni, una realtà importante, tra i centri più grandi, tra i più importanti e soprattutto tra i più seguiti in Italia e nel centro Europa. cartomantieuropei.com oppure 0773 493505. Di questo parliamo meglio tra poco. Azus però inizia con il suo oroscopo dall'Ariete. Sì, ciao Pasquale, un saluto ai nostri telespettatori. Ariete, una domenica tra alti e bassi, devo dire, perché c'è una luna che nel corso della mattinata entrerà nel segno della bilancia, luna opposta quindi al vostro segno, una luna che tende ad esaltare i pianeti che sono nel segno del cancro, ma ad esaltarli in maniera negativa. Ecco che allora i problemi che state riscontrando tra le pareti domestiche, in famiglia, tornano a darvi fastidio. È una giornata in cui dovete tenere sotto controllo anche i vostri scatti d'ira, perché sappiamo siete delle persone sempre un po' fumantine e quindi quando ci sono dei problemi da affrontare ogni tanto diventate aggressivi. Ecco, cercate di limitarvi, le cose miglioreranno nettamente tra qualche giorno. State tranquilli, amici dell'Ariete, perché il meglio dell'estate per voi deve ancora arrivare. Allora cercate di essere più pazienti, più disponibili, più diplomatici nel corso di questa giornata. Andiamo al segno del Toro, una luna che vi fa svegliare ancora con il sorriso sulle labbra, di buon umore, poi pian pianino spostandosi nel segno della bilancia diventa meno stimolante, quindi una domenica tutto sommato in cui prevarrà un po' di noia e sarà la routine un pochettino a trionfare in questa giornata, in cui magari non accadranno cose esaltanti, ma comunque devo dirvi che la situazione rimane sempre molto vivace per quanto vi riguarda, quindi diciamo una routine che però ha a che fare sempre con un periodo in cui avvengono delle cose sempre molto simpatiche, vi circondate sempre di persone tutto sommato divertenti e allegre, quindi magari una domenica senza degli exploit clamorosi, ma che però può portare ancora una volta delle belle emozioni e dei momenti di allegria. Andiamo al segno dei Gemelli, eccola finalmente una bellissima luna, quella che transita nel segno della bilancia, voi ritrovate anche un po' di sano ottimismo, quello che questo Giove vi ha un po' tolto, da a settembre dell'anno scorso, diciamo quasi un anno a questa parte, l'ottimismo che tante volte invece caratterizza proprio le vostre scelte, no? L'ottimismo però diverso da quello del Sagittario, un ottimismo figlio di Mercurio, un Mercurio sempre alla ricerca di qualcosa, un Mercurio che vi rende curiosi, no? E quindi vi impedisce di fermarvi ad una stazione, punto e basta, no? Dovete andare sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo e andare a scoprire qual è la stazione successiva, ecco qual è il vostro ottimismo, no? Nella speranza di trovare sempre qualcosa di migliore, di più stimolante, di più appagante. Questa è una luna fortunata che vi permette anche magari di vivere una situazione a livello sentimentale molto eccitante. Andiamo al segno del Cancro, non tutte le giornate possono essere positive, amici del Cancro, quindi preparatevi a vivere una domenica in cui l'imprevisto è possibile. E quindi dovrete magari cambiare anche il piano che avevate fatto per questa giornata, ma tutto sommato comunque voi siete protetti da questi transiti magnifici che ci sono nel vostro segno, concedete qualcosa anche ai vostri familiari e perché no al vostro partner, del resto non potete avere sempre ragione. Bene, allora attenzione perché si avvicina a grandi passi l'appuntamento del lunedì pomeriggio, praticamente ormai mancano poche ore. Azus, racconta che cosa succede domani pomeriggio. Beh, domani pomeriggio c'è questa linea diretta con me, quindi avrò la possibilità di farti l'oroscopo
personalizzato il tuo tema natale, quindi la tua carta d'identità astrologica, che è unica, basata sulla data di nascita, il luogo di nascita, l'orario di nascita, se è possibile. È chiaro che un tema natale perfetto, preciso, con tutti i crismi, è quello che si avvale anche dell'orario di nascita, perché è l'unico modo per posizionare le varie case, no? Però nel caso in cui questo dato non fosse disponibile, cercheremo di capire com'è la situazione basandoci sulla posizione planetaria, che quella si può ottenere anche senza un orario di nascita preciso. E attraverso lo studio del tema natale andremo a capire qual è il momento che stai vivendo dal punto di vista sentimentale, professionale, personale, e quali sono gli sviluppi futuri ai quali stai andando incontro. 0773493505, lo potete prenotare anche adesso, potete anche in questo momento telefonare e chiedere e dire: io domani pomeriggio voglio parlare con Azus. Sarete poi richiamati, poi il resto pensa tutto quanto lo staff del centralino. Questo, se domani non potete, non c'è problema, avviene ogni lunedì pomeriggio a Cartomanti Europei, www.cartomantieuropei.com, sul sito ci sono ulteriori spiegazioni. Andiamo avanti, ultimi quattro... Sì, no, ultimi, no, riprendiamo, siamo a metà, al giro di boa, riprendiamo dal Leone. Sì, andiamo a dare un'occhiata a questa domenica per il segno del Leone, una domenica bella, divertente, direi anche entusiasmante per quanto vi riguarda, voi che avete bisogno proprio di allegria in questo periodo, per scacciare anche alcuni pensieri un po' cupi che vi attanagliano, che albergano nella vostra mente. Dovete invece tentare di scacciarli a tutti i costi, perché voi siete un segno che ha bisogno di serenità, che ha bisogno di allegria, che ha bisogno di spensieratezza, anche per tirare fuori tutta l'energia di cui siete capaci. Un'energia che tende a coinvolgere anche tutti gli altri segni, lo farete proprio in questa giornata, perché sarete un po' i leader anche delle compagnie che frequentate abitualmente, ma anche tra le pareti domestiche, in casa, in famiglia, avrete una parola per tutti, una parola chiaramente di conforto, una parola di che sa essere da sprone a chi in questo momento magari può vivere dei momenti di difficoltà. E poi, tanti nuovi incontri e buone notizie che arrivano in questa giornata anche attraverso i nuovi canali, no? Quindi internet, i social network, Facebook e quant'altro. Andiamo al segno della Vergine. Per voi amici della Vergine, una giornata bella, che inizia molto bene, ancora con una luna nel vostro segno, poi la luna si sposta nel segno della Bilancia. Concedetevi qualche piccolo strappo alla regola, insomma lasciatevi andare anche un po' ai piaceri della vita. È una luna golosa quella che transita nel segno della Bilancia, quindi potete concedervi qualcosa di speciale, no? A livello anche di a livello culinario, diciamo. E potete concedervi anche qualche piccolo lusso in più, magari un pranzo fuori, una cena fuori, in compagnia del vostro partner, in compagnia dei vostri familiari. È una luna che chiaramente è un po' statica e quindi vi fa preferire proprio la compagnia di quelle persone di sicuro affidamento, quindi o i vostri familiari o i vostri partner, oppure gli amici di vecchia data. Andiamo al segno della Bilancia, finalmente una luna che transita nel vostro segno, serve un pochettino a alleggerire l'atmosfera sempre pesante che si respira intorno a voi in questo momento, con tante persone che pretendono da voi, e quindi vi mettono sotto pressione, vi mettono direi anche sotto torchio in alcuni casi, soprattutto sul lavoro, devo dire, con questo Mercurio in quadratura nel segno del Cancro. Però anche per voi le cose stanno cambiando, e questa luna è proprio uno squarcio di luce in un periodo piuttosto buio, e annuncia proprio delle svolte che stanno arrivando in tutti i campi, sia in ambito sentimentale che in ambito professionale. Quindi godetevi fino in fondo questa domenica, tutto sommato piacevole, un po' meno piacevole per il segno dello Scorpione, perché è una luna che alimenta anche i sospetti. Voi in questo periodo siete sulla cresta dell'onda, siete delle persone che hanno anche molto successo, però la vostra natura è quella dei detective, di coloro i quali
cercano sempre l'indizio, no? Che può alla fine portare ad una prova per incastrare qualcuno, perché siete diffidenti, perché non vi fidate fino in fondo delle persone che frequentate, soprattutto a livello professionale in questo momento. Fate bene in alcuni casi ad essere così diffidenti, però mi raccomando, in amore il fatto di essere troppo gelosi, di essere possessivi, alla fine può portare anche a delle crisi, quindi tenetelo in considerazione. Bene, ricordate sempre che noi siamo qui per colpa o per merito di cartomanti europei, ci piace insomma definirci così in modo che rimettiamo a voi l'ardua sentenza. Cartomanti europei, grande organizzazione per quanto riguarda la cura dell'arte della divinazione, innanzitutto un grande centro di cartomanzia telefonica, uno dei più grandi centri, uno dei più seguiti in Italia e non solo in Italia. Forse anche perché in questo centro si lavora bene dal punto di vista della professionalità, della passione e dell'etica professionale. Ok? Innanzitutto all'interno dei cartomanti europei si viene selezionati, ogni giorno ci sono importanti selezioni. E sono selezioni anche piuttosto ferree a cura della nostra direttrice, che con l'occasione salutiamo, la direttrice Monica. Attenzione, cartomanti europei che cerca di essere un affiancamento ai vostri problemi e non un ulteriore problema nella vostra vita. Un modo per affrontare una difficoltà, piccolo o grande che sia, con l'aiuto di un astrologo, di un cartomante, di una persona che è in grado di farvi esteriorizzare e di guardare un po' la situazione da angolazioni diverse, lasciando però sempre nelle vostre mani il libero arbitrio, la scelta finale. Ok? Nessuna imposizione, ovviamente. 0773 493505 per quanto riguarda il contatto telefonico diretto, oppure www.cartomantieuropei.com per quanto riguarda il nostro sito internet. Andiamo avanti, sì, stavolta è giusto, ultimi quattro segni per oggi. Buona domenica ancora a tutti quanti voi. E allora ripartiamo dal segno del Sagittario, anche per voi sono in arrivo delle svolte clamorose, ne parleremo già a partire dalla giornata di domani, che sarà giorno di vigilia, perché è il giorno prima di un importante cambiamento che riguarderà il pianeta Venere. Ma non voglio anticipare troppo, vi parlo invece di questa domenica, amici del Sagittario, che sarà una domenica bella. Una domenica intensa da un punto di vista proprio dei rapporti personali, delle amicizie, dei rapporti sentimentali. È una giornata che ha molto da darvi. Vi regalerà anche delle occasioni favorevolissime per iniziare qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso. Una giornata in cui chiaramente molti di voi avranno staccato la spina dal lavoro, ma per chi è costretto a lavorare anche di domenica, questa è una giornata che offre delle buone chance, delle buone possibilità. Andiamo al segno del Capricorno, la domenica inizia in maniera positiva, poi pian pianino le cose tendono a cambiare, imprevisti dell'ultimo momento, con questa luna nel segno della bilancia, voi che peggiorate di molto anche il vostro umore e il vostro approccio a dei problemi che possono presentarsi in questa giornata, no? Deve essere un approccio costruttivo, invece voi tendete a distruggere, a lamentarvi, ad incolpare le persone che vi circondano dei guai che possono capitarvi in questa giornata, il che non va bene, anche perché si possono creare dei contrasti all'interno della coppia. Cercate di mantenere la calma sempre e comunque vedrete che poi una soluzione è a portata di mano. Andiamo al segno dell'Acquario, finalmente possiamo parlare di una bella giornata, di una bella luna, è una luna che vi fa venire voglia di vacanza, una luna che vi fa venire voglia di partire, di andare lontano. Questo non significa che dovete andare in Australia, no? Basta spostarsi anche di pochi chilometri certe volte per frequentare un posto nuovo, magari una spiaggia nuova, diversa da quella che frequentate abitualmente, e ritrovare proprio un certo entusiasmo, no? E riconciliarsi anche un pochettino con il mondo, oltre che con il partner. Perché dico questo? Perché questa luna serve proprio a ritrovare un buon feeling con la persona che amate. Chiudiamo con il segno dei pesci, una luna che esce dall'opposizione,
e quindi rimette in moto, permette ai pianeti nel segno del Cancro di dare il meglio. E il meglio per voi significa fortuna, possibilità di incontro, grandi emozioni sentimentali, ottime possibilità anche di concludere affari, anche in una giornata di festa come può essere la domenica. Anzi, questa luna nel segno della bilancia parla anche di soldi, parla anche di denaro, di possibilità sotto questo punto di vista per voi amici dei pesci. Ma sappiamo qual è il vostro primo interesse. Il vostro primo interesse è legato all'amore, è legato ai sentimenti, è legato anche al romanticismo, e sotto questo punto di vista devo dire che la giornata promette davvero molto bene. Bene, e allora siamo tutti anche molto contenti dal momento che è un'altra domenica dell'estate 2016. Ancora buona domenica a tutti quanti voi, noi ci ritroviamo domani mattina, ricordate l'appuntamento con Azus e le telefonate private per ottenere il vostro oroscopo personalizzato domani pomeriggio come ogni lunedì tra le 17 e le 19. È tutto, a presto.